in altro blog. Un saluto da parte di Marco Peiu a tutti voi amici di YouTube, in particolar modo a tutti coloro che sono iscritti al mio canale. Oggi mi occupo di cosa vorrei andare a parlarvi. Innanzitutto voglio fare le mie prime considerazioni per quanto riguarda l'aumento della RAM del mio iMac. Devo essere sincero, sono pienamente soddisfatto. Vi spiego il perché. Allora, innanzitutto le ho installate avanti ieri, però soltanto ieri ho fatto alcuni montaggi video con iMovie per caricare gli ultimi due video che ho caricato proprio ieri. E sinceramente prima con le 4 giga avevo una sorta di piccolo impallamento nel momento in cui proprio stavo creando con iMovie, e quindi non mi faceva fare, o perlomeno si impallava un pochettino mentre facevo altre cose. Ora con 12 GB mi sono reso conto che praticamente posso fare qualsiasi cosa contemporaneamente, che non ho nessun tipo di problema, ed è proprio questo quello che diciamo mi premeva di più. Quindi che dire ragazzi, se avete la possibilità con poche decine di euro avete la possibilità di risolvere questo problema se anche voi lo avete. Bene, detto questo, oggi di cosa voglio andarvi a parlare? Voglio andarvi a parlare di... voglio farvi più che parlare una piccola guida per quanto riguarda Gimpy. Tengo a precisare che io praticamente sono ignorantissimo in materia, sia per quanto riguarda Photoshop che per quanto riguarda Gimpy, però ho trovato una piccola guida, un piccolo tutorial dove spiegavano come risolvere il problema delle vecchie foto, ossia vi dava la possibilità di come vedete, io ho caricato una foto, no? Non so se vi è mai capitato, comunque a me sì, è anche per questo che dicevo sono stato curioso di fare questo video, perché sono sicuro che magari qualcuno di voi avrà avuto lo stesso mio problema di dover cercare di migliorare delle foto che sono parecchio stropicciate o addirittura quasi del tutto compromesse. Con Gimpy è un po' di pazienza, si ha la possibilità di poter, dopo aver scanalizzato una foto rovinata, vecchissima, di riportarla quasi allo stato di ottimale. Come fare? Allora, una volta che avete aperto Gimpy, avete caricato la vostra foto, dovete cliccare qua sul pannello degli strumenti, questa iconcina dove c'è scritto clona. Dopodiché cosa fate? Non dovete fare nient'altro che ritagliare dei piccoli, tenendo premuto CTRL, dei piccoli segmenti che possono andare a essere utilizzati. Aspettate, qua dal pannello vi dovete scegliere la sfumatura che volete dare, ecco, quindi con CTRL tenete premuto, vi ritagliate un pezzo di foto, e dopodiché qua dove ci sono le righe dovete fare di piccoli clic e andare a cancellarle, vedete, in questa maniera. Io vi consiglio di prendere comunque sia ritagliare i pezzi che sono proprio vicino alla riga, così che avete la possibilità di avere la tonalità migliore. Vediamo un pochettino. È il primo tutorial che io faccio per quanto riguarda Gimpy, ripeto, sono completamente ignorante in materia, però ho trovato questa guida molto interessante per questo problema che io sinceramente tempo fa ho avuto, e quindi ho voluto condividere con voi questa mia idea, se così si può dire. Vedete? Adesso facciamo i capelli, stessa cosa, CTRL premuto, ritagliamo un pezzo, lo cloniamo e andiamo a togliere la riga. Vedete?
Con un po' di pazienza riuscite sicuramente a riportare in uno stato accettabile la foto. Vedete? Semplicissimo, eh? E se è semplice per me che non ci capisco una mazza, sono sicuro che per molti di voi che sono, diciamo, già esperti per quanto riguarda Photoshop e anche Gimp, sicuramente troveranno questa guida molto ma molto semplice. Cosa che altro dire, ragazzi? Niente, ci sentiamo alla prossima. Spero che questo tutorial possa essere d'aiuto a qualcuno. Come sempre, Macuperio vi dà un arrivederci alla prossima. Ciao ciao!